Si è da poco conclusa la finale di Coppa Italia di volley maschile tra Piacenza e Trento alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sentiamo com'è andata dalla nostra inviata, da uno dei nostri inviati, Simona Rolandi. Buonasera Simona. Buonasera a voi dal Palazzo dello Sport di Roma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da poco ha abbandonato l'impianto dopo aver premiato Piacenza Yuri Romanò. Accanto a me lui che è campione d'Europa, è campione del mondo, ha già vinto questa Coppa Italia, la guarda, la carezza, sì, è tutto vero Yuri, uno dei punti di forza di Piacenza, si chiama Yuri Romanò. Sì, è bellissimo far parte di questa squadra di campioni che dimostrano proprio in queste partite perché sono dei campioni, perché davvero abbiamo fatto un super weekend, non solo oggi, anche ieri una super partita e questa ce la meritiamo tutta, quindi siamo veramente contentissimi. Romanò, Recine, Scanferla, per raccontare dei tre campioni del mondo che militano con Piacenza c'era anche Fefè De Giorgi. Qui vi siete incontrati, il commissario tecnico della nazionale? Ci siamo incontrati ieri, oggi non l'ho ancora incontrato, però sicuramente lo incontrerò, ci saluteremo. E comunque sì, siamo contenti di continuare a vincere dopo le vittorie in nazionale, anche perché la gioia per le vittorie dura sempre troppo poco, quindi è meglio continuare a vincere. Chiedevo di Fefè De Giorgi perché il primo a credere veramente in questo ragazzo è stato Fefè De Giorgi. Fabio, mentre raccontiamo che Simon è andato in mezzo alla gente sugli spalti, ha mandato in delirio tanti ragazzi, tante ragazze, questa è la pallavolo della gente per la gente. Fabio, questa è la tua prima vittoria da protagonista con la squadra di club, che sapore ha? È bellissimo, ho sempre sognato di vincere qualcosa anche col club, dopo che ho realizzato il sogno di vincere con la nazionale, devo dire che è altrettanto bello anche vincere con il club, quindi davvero son felicissimo, sono felice di essere riuscito a dimostrare che posso stare come titolare in questo campionato, quindi ora si festeggia, poi si pensa poi al continuo della stagione. Complimenti a Yuri Romanò, complimenti a Piacenza che ha battuto 33-0 dopo aver strapazzato Perugia in semifinale, non perdeva da 33 partite. La linea può tornare a voi. E ancora una finale di Coppa Italia, questa volta di pallanuoto tra Prorecco e Ortigia. Da Genova in diretta il nostro inviato Dario Di Gennaro. Buonasera Dario.